Da Bocca di Magra a Fiumaretta, la seconda tappa del Giro della Lunigiana, gara internazionale riservata alla categoria Juniores, che riparte dopo le due semitappe del giorno precedente. Due semitappe che hanno già detto molto, con il successo di Evenepoel nella prima semitappa e quello di Karel Vacek nella cronoscalata che si è conclusa a Castelnuovo Magra. Siamo con l'assessore allo sport del comune di Amelia, Gregorio Ravani, comune di Amelia che ospita nella frazione di Bocca di Magra la partenza odierna, un spettacolo questa partenza sul porto, avere al via qua i migliori ciclisti a livello internazionale, un vanto. Un vanto sicuramente, tra l'altro noi oltre alla partenza aspetteremo anche l'arrivo di Fiumaretta, quindi quest'anno abbiamo fatto le cose in grande. Un evento storico per il nostro comune che è sempre stato legato al ciclismo e di fatto anche abbiamo legato il Memorial Vaniello che è sempre stato un evento del nostro comune per il ciclismo giovanile, quindi un evento del ciclismo che è anche turismo per noi, perché è visto un evento, una gara vista in tutto il mondo, quindi abbiniamo questo sport legato al territorio, al turismo e al nostro territorio bellissimo. E partiamo quindi con Remco Evenepoel in maglia verde, Ministero dello Sport di leader per questa seconda tappa del Giro della Lunigiana 2018. Seconda tappa del Giro ciclistico della Lunigiana con partenza da Bocca di Magra e conclusione a Fiumaretta dopo le due tappe del giorno precedente, le due semitappe. Quest'oggi una tappa in linea di 100 km, un chilometraggio quindi più affine alla categoria. In cabina di commento con me quest'oggi Giuseppe Di Fresco. Buonasera Giuseppe. Buonasera, buonasera. Allora, una tappa che già può dire qualcosa. Diciamo che già ieri le due semitappe hanno già dato indicazioni importanti con il campione europeo che ha dimostrato di essere in ottime condizioni di forma, un Vacek sfortunato al mattino ma che nel pomeriggio invece ha dimostrato di avere la gamba giusta. Sì, sicuramente già ieri abbiamo visto realmente chi possono essere papabili per questo giro e abbiamo visto che c'è una superiorità netta da parte del campione europeo che in poche parole fa quello che vuole, però un Vacek veramente brillante, è stato, come hai detto te, è stato sfortunato nella prima semitappa con una scivolata dopo il GPM, quindi niente, però la vedo dura per la classifica generale battere il campione europeo, però sicuramente sarà agguerrita, via. E allora andiamo a ricordare quelle che sono le maglie alla partenza della tappa, la maglia di leader, la maglia verde, dotazione Ministero dello Sport sulle spalle di Remco Evenepoel, l'atleta che è stato il dominatore della prima tappa, sulle sue spalle anche la casacca della titolare della classifica a punti, dotazione Regione Liguria, la classifica dei Gran Premi della Montagna Emilia Romagna, maglia rossa sulle spalle del tedesco Marius Meyhofer, mentre la classifica dei giovani, la maglia bianca know-how sulle spalle di Edoardo Zambanini, mentre la classifica dei traguardi volanti, la maglia gialla, dotazione Luna Abrasiv, è indossata da Verblosen del Belgio, mentre quella degli stranieri ovviamente è sulle spalle di Remco Evenepoel. Questa la partenza, intanto avete visto l'assessore del comune di Amelia Gregorio Ravani assieme al presidente del comitato di tappa Lucio Petacchi dare il via a questa seconda tappa che, Giuseppe, ha due punti focali, una salita che già gli atleti conoscono perché hanno fatto ieri, quella che porterà la corsa a Vezzano Ligure, e poi invece una salita ben più impegnativa nel finale. Sì, sicuramente sono due salite un po' differenti l'una dall'altra, diciamo che la più impegnativa, come detto te, è l'ultima, che è Monte Marcello dalla parte di Amelia, che raggiunge punti anche al 9-10%, però penso che un nemico in più oggi è anche il vento. Infatti una giornata ventosa, il vento che ha spazzato via le nuvole che invece si erano addensate prima della partenza, avendo quindi anche qualche goccia di pioggia prima del via, e gli atleti stanno muovendo adesso da Bocca di Magra. Vediamo il campione europeo dell'inseguimento individuale Samuele Manfredi nelle prime posizioni, una tappa che quest'oggi che anticipa la tappa di domani. Giuseppe, tu conosci molto bene la tappa di domani, sei uno di coloro che l'ha voluta fortemente con l'arrivo alle casette. Sì, sicuramente è una tappa difficile, considerando le medie che stanno facendo in queste due prime tappe, se domani affronteranno la tappa in questa maniera sicuramente il finale sarà molto molto difficile. Ci sono
tre asperità da affrontare prima della salita finale, che è la foce dal versante di Carrara, una salita di 1,6 km con punte al 9-10%. E dopodiché andranno a affrontare la salita delle casette con l'ultimo chilometro veramente micidiale contratti al 20%. Ed allora, questi sono gli uomini che, il primo tentativo di giornata, al comando abbiamo con il dorsale 145 Matteo Barzottelli della rappresentativa della Lunigiana, con il 132 invece è Andrei Pipilipiv della rappresentativa dell'Umbria, mentre per quanto riguarda il dorsale 17 si tratta di Marco Viero della Nazionale Italiana, il dorsale 112 è Gabriele Porta della Sardegna, il dorsale 92 invece è Lorenzo Pollicini della Lombardia, dorsale 50 per Jakub Nick della Repubblica Ceca e il dorsale 74 invece è Niccolò Di Bernardo della rappresentativa del Friuli Venezia Giulia. Dietro lo si vede già, e questa è la salita che porta gli atleti verso Vezzano Ligure, la prima asperità di giornata, si vede già il campione europeo nelle prime posizioni, seguito da un bravissimo Tommaso Nencini che ieri ha stupito un po' tutti nella cronoscalata. L'abbiamo detto in telecronaca ieri, non so se l'hai sentito, però la lunghezza della cronoscalata di ieri era più o meno la lunghezza dell'inseguimento su pista. Sì, sicuramente Nencini sta attraversando un grande momento e si vede la trasformazione che ha avuto nell'ultimo mese, frutto di un lavoro svolto con i tecnici della nazionale e si è trovato a suo agio in una cronoscalata così breve, non dura a livello di pendenze, quindi penso che era molto adatta a un inseguitore. Intanto avete visto che il gruppo è tornato compatto e adesso nelle pendenze che portano verso il Gran Premio della Montagna sono gli uomini della Germania, una rappresentativa molto forte quella della Germania, specialmente in salita, e lo si è visto anche nella tappa di ieri. Intanto si continua a salire in questo tratto davvero impegnativo. Qui ci si volta anche per controllare la situazione, c'è il dorsale numero 30 che lo vedete in testa con la maglia rossa Emilia Romagna per quanto riguarda il Gran Premio della Montagna, ed il dorsale numero 30 è il corridore tedesco Meyerhofer, che ieri è andato molto bene la mattina con tanti attacchi e poi quest'oggi sembra voler ripetere quello che ha fatto ieri. Sta proprio adesso pedalando solitario al comando verso il passaggio dal Gran Premio della Montagna. Ma sicuramente questo ragazzo è un alto talento, considerando che la gente, i tecnici dicono che è un ragazzo, un velocista. In questo Giro di Gianna si sta dimostrando che ad alti livelli anche nelle asperità. La cosa di bello di questo giro, che io ne ho seguiti tanti, che penso che un livello alto di qualità atletica si è visto poche volte in un Giro di Gianna. Intanto siamo allo scollinamento con il gruppo che praticamente è transitato allungato ma compatto, non c'era una vera e propria selezione. Adesso gli atleti dovranno affrontare un altro tratto di pianura prima poi di affrontare la salita più impegnativa. Sono gli uomini della Germania a fare l'andatura in testa, dicevamo è una nazionale molto forte, assieme al Belgio forse sono i più forti per quanto riguarda la squadra. Vediamo anche uno dei tuoi atleti, Giosuè Crescioli, nelle prime posizioni del gruppo, e vediamo ancora la maglia verde Ministero dello Sport nelle prime posizioni, anche Chiocchini inquadrato dalla nostra telecamera, la Toscana comunque è presente lì davanti. Sì, la Toscana si sta comportando bene fin dalle prime tappe. Abbiamo ottenuto un terzo posto proprio con Giosuè Crescioli sul pomeriggio sesti con Tiberi. È una squadra giovane, considerando che abbiamo quattro ragazzi al primo anno, quindi io sono molto contento del loro comportamento. Allora, qui stiamo iniziando a salire verso il secondo ed ultimo Gran Premio della Montagna, gruppo compatto, quindi, o perlomeno ciò che resta del gruppo. In realtà sono circa 36 gli uomini al comando, sono presenti tutti i migliori, perché è stata una selezione naturale quella che è venuta in questa fase, quindi verosimilmente andranno questi uomini a giocarsi il successo. Adesso con il dorsale numero 137, Simone Zanandrea del Veneto, lui che prova a forzare i tempi del Veneto. Quest'oggi è particolarmente atteso Samuele Carpene, però intanto Zanandrea prova a fare la differenza con Evan Pearl subito sulla sua ruota. Insiste Zanandrea e si toglie di dosso, almeno in questa fase, il leader della classifica generale, e questo è un bel tentativo, però vedete come
Evenepoel si è marchiato praticamente a uomo da Vacek, sono i due più forti in salita. Sì, sicuramente sono i due che fanno la differenza. La cosa che mi stupisce è proprio Evenepoel che non si gira mai, lui va sempre col suo passo, è una cosa incredibile, guarda. È un ragazzo che da tanto tempo non si vede un talento così. E vediamo la sua ruota, proprio Vacek e Samuele Karpinen. Questi se ne stanno andando. Attenzione alla Germania che sta riportando sotto altri atleti, si sta frazionando. Vediamo Tommaso Nencini un po' in difficoltà adesso. Qui poi arriva anche il portacolori della Germania, Mayhofer, mentre Zanandrea ha finito le energie. Probabilmente il suo attacco era in funzione anche del compagno di squadra Karpinen. Sì, sicuramente, io penso che era stata studiata. Io penso che un po' tutti oggi per provare a ribaltare la classifica volevano fare la tappa dura, compreso i nostri. Purtroppo a noi in questo frangente ci manca Tiberi perché ha avuto una caduta molto rovinosa e ha rischiato quasi il ritiro e siamo riusciti a portarlo ancora avanti, quindi vediamo un po' ora dopo la tappa come sta. Allora, quattro gli uomini al comando che hanno un leggero margine di vantaggio nei confronti del gruppo. Abbiamo Evenepoel che si arrabbia un po' con i compagni di squadra, poi di fuga. Abbiamo Vacek, abbiamo invece Karpinen e con loro anche il dorsale 27, Gessner, Jacob Gessner. Vedete come è forse un po' nervoso Evenepoel quest'oggi. Arrivano anche altri atleti, arriva anche il compagno di squadra di Evenepoel, Van Wieler, del Belgio. In questa fase è Vacek che fa il ritmo. Vacek che rispetto all'inizio stagione ha perso quella pedalata, forse a volte un po' legnosa, adesso va un po' più agile. Ma secondo me forse finalmente gli hanno fatto capire che deve andare un po' più agile. Secondo me ha buttato via tante gare proprio per abusare con questi rapporti. È sempre uno che anticipa i tempi e abusava di rapporti. Quindi però in questo giro si sta comportando veramente bene. L'abbiamo visto infatti sia nella tappa della mattina, quando è scivolato, quando si trovava praticamente al comando, e poi nella tappa del pomeriggio, dove invece ha conquistato il successo. Intanto se ne stanno andando e sembrano essere 8-9 gli atleti che stanno allungando, chiuso questo drappello da Mainhofer. Davanti a lui c'è Evenepoel, più avanti c'è anche Verloosden, l'altro atleta del Belgio, che ha in questo drappello anche Van Wilder. Poi abbiamo Frigo. In questo drappello della Friuli Venezia Giulia c'è Vacek, c'è anche Karpinen, questi sono gli uomini al comando. Frigo, anche lui sta facendo un buon giro. Sì, sta facendo un buon giro, è uno dei pochi italiani che si sta mettendo in mostra perché vediamo proprio la superiorità delle squadre straniere, delle nazionali. Ovviamente siamo in vista del mondiale e penso che le nazionali hanno deciso di fare il Giro della Lunigiana quest'anno, che è un giro abbastanza impegnativo proprio per preparare il campionato del mondo. Ed eccoli qua una carrellata su tutti coloro che fanno parte del drappello al comando. Mayhofer si volta a controllare la posizione di Evenepoel, che adesso si mantiene in ultima posizione, ma a fare la natura ci sono i suoi compagni di squadra. Belgio che su questi uomini al comando ne ha ben tre. Intanto attenzione a questo rientro, vediamo di chi si tratta. Il dorsale numero 136, Alex Tolio del Veneto, che sembrava in grado di rientrare, adesso però fatica un po' a chiudere questi ultimi metri. Qui davanti il Belgio sta facendo un'andatura magari non velocissima, ma talmente consistente che non è facile tenerla. No, non è facile tenerlo, poi questa qui è una salita che non scende mai di pendenza, anzi va sempre in progressione aumentare fino alla fine, quindi se uno ha dato il massimo prima, anche se prova a rientrare, ha parecchie difficoltà. Sono 8 gli uomini al comando, quindi abbiamo con il numero 4 Van Wieler, poi abbiamo con il 133 Karpinen, con il numero 6 Vervloosen, con il dorsale numero 1 Renko Evenepoel, poi abbiamo con il corridore del Friuli Venezia Giulia Frigo, è presente invece anche per quanto riguarda la Germania il corridore che guida la classifica dei Gran Premi della Montagna, Mayhofer, e Jakob Gesner. Ma attenzione perché è ancora una volta il campione europeo ad allungare in questa fase. Evenepoel si porta sulla sua ruota, bravissimo Vacek, ma dietro c'è un altro belga, c'è Van Wilder, quindi stretto nella morsa dei due belgi. Vacek che per il momento comunque si sta dimostrando in piena condizione, è un atleta che corre in Italia, lo abbiamo ricordato anche ieri, corre per il Team Giorgi, formazione della provincia di Bergamo. Intanto ha perso
qualcosa a Van Wilder, quindi praticamente questi due, lo avevamo già capito ieri, ma in salita sono quelli che vanno più forte. Sì, sicuramente. Peccato per Vacek che ha perso tanto tempo nella prima semitappa, perché sennò secondo me era un bel duello fino alla fine, perché le due tappe che ci aspettano domani e dopodomani sono altre, domani in modo particolare difficile, ma anche l'ultima non la sottovalutiamo perché è una tappa che può portare qualche tranello. Esatto, l'ultima tappa di un grande giro, anche perché insomma c'è anche una componente che è quella del recupero che diventa fondamentale. Van Wilder si porta adesso sulla testa della corsa, tornano in tre al comando due belgi e un corridore della Repubblica Ceca, quindi Evan Pearl e Van Wilder del Belgio e invece abbiamo Vacek della Repubblica Ceca. Quanto manca allo scollinamento da qui? Qui siamo a circa 1 chilometro dal GPM. Quindi la salita comunque ancora ce n'è da fare perché Sì. 1 chilometro è ancora tanto. Ricordiamo che questi ragazzi ieri, infatti siamo a 1000 metri, 25 km dalla conclusione, ieri hanno corso già due tappe con la tensione che la cronometro porta, anche una tensione psicologica che coinvolge gli atleti e quindi quest'oggi anche oltre la stanchezza, quella fisica, c'è anche una stanchezza mentale che deriva dalla cronometro. Sì, sicuramente c'è un nervosismo. Io penso che diciamo gli atleti, a parte il campione belga, sono un po' tutti più nervosi degli altri perché sanno che questo ragazzo è nettamente superiore e quindi gioca parecchio anche il nervosismo. Certo, ovviamente, però c'è anche da dire che Evan Pearl è forse quello che ha più da perdere, in quanto tutti se lo aspettano, è lì, ha dimostrato di esserci e vedremo se riuscirà a tenere questa maglia. All'inizio, alla vigilia del giro, nella splendida presentazione svolta sul lungomare di Marina di Massa, ci aveva detto di non voler puntare alla vittoria ogni giorno. Per il momento non sembra aver mantenuto quella promessa. Insomma, alla fine uno quando è un corridore e è in gara non credo che possa far finta di correre, insomma. Certo, hai pienamente ragione. Lui, io l'ho visto nervoso ieri perché è arrivato secondo solamente per un secondo, quindi sicuramente uno che ha fame di vittoria e non si tira. Io ho parlato col suo direttore che è in hotel con noi, addirittura mi ha detto che è in fase di preparazione per il mondiale, quindi figuriamoci se questo qui ha dei margini di miglioramento, cosa fa? Esatto. Tanto siamo al Gran Premio della Montagna. Infatti, questa per lui è una fase interlocutoria in attesa del mondiale. Sono scollinati i primi. Alto atleta all'inseguimento che è Mainhofer. Arriva anche questo drappello guidato dal belga Verlösen. E poi abbiamo Frigo, abbiamo anche Karpene e l'altro tedesco invece si tratta di Gessner. Poi altro inseguitore, questo è Tolio. E poi ancora questo drappello guidato dagli uomini della Russia, un drappello dove è presente anche Josué Crescioli. Sì, la salita diciamo che adesso era terminata, ma sicuramente era impegnativa anche la discesa e come abbiamo visto adesso c'è stata anche un po' di selezione fra l'altro. Infatti, nella discesa, nella successiva pianura, si sono un po' ricompattati gli uomini al comando e quindi in testa abbiamo il leader della classifica generale, Remco Evenepoel, con i suoi compagni di squadra della nazionale del Belgo, Ilian Van Wilder e Xander Verlösem. Poi c'è una coppia della Germania, quella composta da Jakob Gesner e Marius Meinhofer. È presente Karel Vacek per quanto riguarda la Repubblica Ceca. Due sono gli italiani presenti, Samuele Karpene del Veneto e con lui anche l'atleta invece della rappresentativa del Friuli Venezia Giulia Marco Frigo. Questi sono gli 8 uomini al comando quando ormai siamo a poco più di 5 km dalla conclusione. Sì, siamo sul vialone che ci porta quasi sul lungomare. Tra l'altro qui c'è anche parecchio vento laterale, una difficoltà che hanno gli atleti, però vanno di comune d'accordo, quindi penso che andranno a giocarsi la vittoria loro. Comunque, è davvero impressionante la condotta di gara di Evenepoel, perché lui potrebbe tranquillamente starsene a ruota, sono gli altri che devono recuperare, invece da cambi regolari sono in tre del Belgio e nonostante questo lui è lì a tirare come i suoi compagni di squadra. Tentativo di allungo da parte di Jakob Gesner, dorsale 27 di gara, subito chiuso da Ilian Van Wilder del Belgio. Ci si studia in questa fase, ovviamente. Adesso si inizia a pensare anche al successo di tappa. Vacek non molla la ruota di Evenepoel.
Questa è la caratteristica di questo finale. Siamo a 3 km dalla conclusione. Parte Van Wilder del Belgio, subito chiuso da Gesner della Germania. Chiude questo drappello Verlösem. Tanto si viaggia velocissimi adesso. Dietro, ovviamente, non c'è possibilità di rientro, così come ci segnala il servizio di radioinformazione in corsa, che ricordiamo è a cura di Piero Germelli, Adriano Dini e Delfino Brunel, che stanno svolgendo il servizio in corsa. Fase questa interessante perché non è facile arrivare in volata. Anche il Belgio, che ha 3 corridori, che potrebbe rischiare di vincere in volata, magari preferisce tentare una soluzione solitaria. E vediamo, e questo è un momento particolare, non di forza ma di testa, il Belgio qui ha fatto il buco. Van Wilder ha il suo compagno di squadra Evan Pearl, e questo è il momento in cui tenta la soluzione solitaria il campione europeo della cronometro e della prova in linea. Hanno giocato d'astuzia e non di forza. Sicuramente hanno giocato d'astuzia, però in questo frangente possiamo vedere come questo ragazzo, la maniera in cui spinge, come aggredisce i pedali, e poi la cosa di bello è che non si gira mai, quindi lui è proprio sicuro delle sue forze e questo qui è un'arma vincente che ha, che tanti corridori non hanno. Anche quindi di testa, non solo di gambe, lo sta dimostrando, le gambe non gli mancano. Però, come hai detto tu, sempre convinto e sempre consapevole delle proprie possibilità. Pancia a terra, sembra veramente che stia mordendo la strada dal modo in cui aggredisce la strada e la bici. Ma sicuramente, io nella tua cronaca di ieri è stato veramente esaltante quello che ha fatto, ha tirato per 20 km con tutti a ruota, anzi la gente si dava i cambi per stargli a ruota, quindi... Esatto, quindi è stato davvero un spettacolo e oggi sta regalando ancora grandi emozioni quando siamo ormai negli ultimi metri di corsa in testa il campione europeo, 2 volte campione europeo, Remco Evenepoel. La storia di questo ragazzo è particolare, è arrivato al ciclismo molto tardi, è un figlio d'arte, però questa è la dimostrazione che quando c'è il talento, poi alla fine i risultati vengono anche al di là della Certo, storia. Insomma, sicuramente, sicuramente. questo è un atleta che sta dimostrando di avere dei margini di miglioramento notevoli, perché quando si ha anche una condotta di gara così, davvero c'è la No, non convinzione per massima. niente la Quick-Step l'ha già ingaggiato per diversi anni, quindi se Esatto. Lefebvre l'ha ingaggiato è segno che c'ha Un qualcosa. motivo c'è. Intanto siamo ormai nel rettilineo finale, solo al comando. Pronto a bissare il successo ottenuto ieri sul lungomare di Lerici, il campione europeo Remco Evenepoel della rappresentativa nazionale del Belgio. Tra due ali di folla entra nel rettilineo conclusivo ed è lui il dominatore di questa prima parte del Giro della Lunigiana. Conquista il successo Remco Evenepoel. Per quanto riguarda la seconda tappa, va a rinforzare quindi anche la classifica generale. Seconda posizione per il bravissimo Samuele Carpene del Veneto. Terzo è Marius Meinhofer, quindi quarta posizione per Frigo. Seguono Vacek, Verlösem, Van Wilder, Gesner, Cantoni e Gonov. Questi i primi 10. Per quanto riguarda invece la classifica generale, Evenepoel adesso ha un vantaggio di 48 secondi nei confronti del suo compagno di squadra Van Wilder. Terza posizione per un altro atleta del Belgio, Meinhofer, che va a completare il terzetto del Belgio. Per quanto riguarda invece gli italiani, migliore posizione è quella di Frigo, che è in sesta posizione davanti a Carpene, settimo, e buona prova in decima piazza per Giosuè Crescioli, che ricordiamo è anche un primo anno e infatti andrà ad indossare la maglia di leader della classifica giovani. Ti ringrazio Giuseppe per questa tua preziosa collaborazione. Siamo in chiusura, andiamo ad ascoltare le interviste. Appuntamento a domani con la tappa, con partenza ed arrivo alle casette. Remco, dopo il secondo posto di ieri per appena un centesimo, quest'oggi non hai voluto cogliere rischi e sei arrivato da solo sul traguardo. Sì, la gara è andata perfettamente come ce l'aspettavamo, abbiamo corso bene in salita, la squadra è stata molto compatta, molto forte, infatti eravamo in 3 nel drappello che è arrivato a giocarsi la vittoria, 3 su 8 è davvero ottimo per quanto riguarda la nostra nazionale. E negli ultimi chilometri non sapevamo come impostare, allora il mio compagno di squadra mi ha suggerito di fare un gap, mi ha favorito nell'azione e sono riuscito ad avvantaggiarmi. Grazie a lui e ai miei compagni sono riuscito a vincere. Vedendo la gara oggi, 3 atleti del Belgio nel drappello di testa, per voi un buon segno in vista del campionato del mondo a Innsbruck.
Sì, questo è davvero un buon segno. Abbiamo una squadra molto forte, due ragazzi hanno lavorato nella prima parte di gara e poi eravamo in tre nel finale, davvero perfetto e di buon auspicio per il campionato del mondo.